Studio la gente nelle sue più ordinarie occupazioni, se mi riesca di scoprire negli altri quello che manca a me, per ogni cosa che io faccia, la certezza che capiscano ciò che fanno. In prima sì, mi sembra che molti l'abbiano, dal modo come tra di loro si guardano, si salutano, correndo di qua, di là, dietro alle loro faccende, ai loro capricci. Ma poi, se mi fermo a guardarli un po' addentro negli occhi, con questi miei occhi intenti e silenziosi, ecco che subito s'ombrano. C'è un oltre in tutto. Conosco anch'io il congegno esterno, vorrei dir meccanico della vita, che fragorosamente e vertiginosamente ci affaccenda senza requie. Oggi così così, questo e quest'altro da fare, correre qua, con l'orologio alla mano per essere in tempo là. No, caro, grazie, non posso. Ah sì, davvero? Beato te, devo scappare. Alle 11, sai, la colazione, il giornale, la borsa, l'ufficio, la scuola. Bel tempo, peccato. Ma gli affari? Chi passa? Un saluto di corsa, chi se n'è andato? La bottega, la fabbrica, il tribunale. Nessuno ha modo o tempo da restarsi un momento, a considerare se veramente ciò che vede fare agli altri sia ciò che gli convenga, ciò che gli possa dare quella certezza vera nella quale solamente potrebbe trovare riposo. Sarebbe forse, in fin dei conti, tanto di guadagnato. E non per altro, badiamo, per fare una volta tanto, punto e a capo. Fuori è un balenio continuo. Tutto guizza e scompare come il ronzio di un calabrone. Cupo, fosco, brusco. Cos'è? Il fremito incalzante delle macchine? Il motore dell'automobile? Il battito del cuore non s'avverte. Non s'avverte il pulsar delle arterie. Più in nulla bisognerebbe fissarsi. Cogliere, attimo per attimo, questo rapido passaggio di casi e via, finché il ronzio non finirà. So che il momento è molto delicato e stiamo attraversando un periodo davvero difficile, ma concentriamoci sul dopo. Pensiamo davvero quanto sarà bello riabbracciarci, riguardarci negli occhi, toccarci con le mani, raccontare storie e ascoltarle. Il mio augurio per il teatro è una richiesta che rivolgo a tutti gli spettatori. Quando questa quarantena sarà finita, il teatro avrà ancora più bisogno di voi, più di quanto abbia avuto bisogno fino a questo momento. Quindi riempite i teatri con gioia, con splendore, con motivazione. Non lasciate gli spettacoli deserti, perché c'è tanta strada da recuperare. Rispetta te e gli altri. Io resto a casa, fallo anche tu. Auguro al teatro di poter tornare presto a sentirne l'odore, il legno, le quinte, la polvere, il sudore, la voce che batte contro le poltrone, i corpi si incontra, che il teatro torni presto a respirare in tutti i suoi sensi. Mi auguro che il teatro possa riprendere a raccontare storie dal punto in cui si è fermato. Nel frattempo, però, rispetto a te e gli altri. Io resto a casa. Fallo anche tu. Musica, danza, teatro, voglio pensarle come le forme più sane ed edificanti di contagio. Lasciamoci quindi travolgere da questo uragano che sconvolge le nostre vite in questi giorni ed usiamo queste giornate chiusi in casa per creare. È l'unico antidoto per superare questi momenti di disagio, soprattutto per un artista. Restiamo in casa.